consigliare, ci troviamo ad affrontare il Consiglio Comunale un ordine del giorno quasi identico a quello di ieri. Le problematiche che già all'epoca iniziamo nel corso della scorsa consigliatura sono rimaste identiche e risolte. Nonostante le richieste di qua la nota istruttoria numero 6340 del 21/12/2017 della Corte dei Conti, sezione di controllo regionale della Campania, che non risultano ancora chiarite come dichiarato dalle revisioni dei conti nel parere sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021, protocollo numero 22049 del 16/04/2019. Non è stato posto alcun rimedio al disastro gestionale dell'ufficio legale del Comune di Casoria, che per molti anni è stato un vero e proprio generatore di leggi. Ancora oggi, infatti, la nuova dirigente a settore avvocatura, con nota protocollo numero 39140 del 29/7/2019, risposta alla nota protocollo numero 34721 del 26/6/2019, dichiara che in corso la catalogazione delle sentenze notificate negli anni antecedenti a quello in corso. Spicolando così dalla richiesta, del dirigente al settore ragioneria, che voleva sapere per ogni settore se esistevano o meno debiti fuori bilancio da riconoscere. Se questa dichiarazione viene ripetuta nella sua essenza dalla dirigente al primo e al quarto settore, significa che allo stato attuale i dirigenti non sono in grado di definire se senso o meno di debiti fuori bilancio, e giustifica ampiamente la reiterata richiesta dei revisori dei conti, l'interpale 138 del 22/07/2019. L'attivazione di un fondo rischi per debiti fuori bilancio per l'attualità con il riconoscimento dei 21 debiti fuori bilancio all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale di fatto alterato. Solo 7 di essi hanno avuto il parere contabile positivo dal dirigente del settore ragioneria, sugli altri di un parere negativo, poiché il dirigente chiaramente afferma che non vi sono fondi a copertura e che gli stessi troveranno copertura solo con l'assestamento di bilancio in via di predisposizione. All'epoca della posizione del parere, atto che oggi troviamo all'ordine del giorno al capo 22, dopo il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Non si comprende la fretta di riconoscere oggi questi debiti e che lo si fa con pareri negativi del dirigente al settore ragioneria e dei revisori dei conti, che è da ritenersi negativo atteso che evidenziano l'anomala modalità di copertura di spese. E mi chiedono di più alla Procura Generale della Corte dei Conti. Uno per uno, il parere contabile, in conseguenza, quello del revisore dovrà essere esplicitamente negativo in quanto l'articolo 153 del TUEL prescrive che la copertura della spesa deve avvenire in relazione alle disponibilità effettive esistenti. Grave intanto al recato all'ente per il ritardo dei pagamenti. Infatti si vede ancora una volta che i debiti arrivano al riconoscimento del Consiglio Comunale dopo le azioni esecutive. Infatti una buona parte dei debiti posti all'attenzione del Consiglio di Rimini sono generati da sentenze di circa 7-8 anni fa, con esecuzioni nel 2018-2019. La grave spesa relativa al ritardo del pagamento raggiunge anche percentuali che oscillano dal 30 al 50% della sopra capitale. Poiché dalle osservazioni sono state dalla sottoscritta, portavoce consigliere del Movimento 5 Stelle, più volte negli anni scorsi esplicitate, e più volte ci sono state rassicurazioni che gli atti sarebbero stati inviati alla Corte dei Conti, invece nulla è accaduto. Riteniamo che sia giunto il momento in cui il Consiglio Comunale debba attivare la commissione speciale di indagine, che indaghi sugli anomali processi amministrativi di gestione dei debiti fuori bilancio. Quantizzi da individui responsabili secondo i vari livelli di responsabilità ed attivi una relazione che contenga anche le relazioni delle rilevanze consigliari da inviare alla Procura Generale della Corte dei Conti, affinché intervengano con i propri settori a tutela del bilancio della nostra comunità. Per tutto quanto esposto, i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle non prenderanno parte al futuro, ritenendo gli incartamenti posti all'attenzione del Consiglio non degni di essere classificati quali atti da porre in votazione. Grazie. Chiedo la parola al consigliere Rossi.